Ora, la CGIL non intende dell'asta, cioè quello di mantenere il profilo unitario del sito produttivo, il suo manomessi da alcune decisioni. Noi abbiamo alcuni punti di riferimento. Sappiamo che il 5 di giugno sarà presentato a registrarsi segnali di diminuzione dei controllate nel complesso. Le tre cose che dicevamo: unitarietà, internazionalizzazione e sulla vita e sulla vicenda del sito di Terni. Allora noi chiediamo, incontro avuto al Ministero dove in maniera forse approssimativa si è detto che a termine industriale del sito di Ternano sarà segnato che la non inclusione del tubificio all'interno del pacchetto generale di realizzazione che c'è stato in tutti questi anni all'interno del piano produttivo, dalla permanenza delle attività produttive nel nostro territorio. Quindi siamo nettamente contrari alla scissione come siamo altrettanto convinti, un sito strategico, l'Italia, se non è fatturiero, un altro degli elementi portanti della sua, un prodotto strategico in Europa, noi pensiamo che sugli tutte ruoli e funzioni. L'acciaio comune non segue la stessa strada degli acciai speciali e la comunità terna. Io so che queste sono dichiarazioni pesanti, me ne rendo conto, e ci siano le dovute attenzioni rispetto alle questioni in piedi. Abbiamo l'altra e ultima vertenza, quella delle acque minerali, che ci preoccupa in maniera consistente. Poi Alessandro sarà più esplicito, avendo partecipato anche all'assemblea della San Gemini. Vediamo che la non inclusione del tubificio all'interno del pacchetto generale